Padre Pio si sente divorato dalla fame e dalla sete del corpo e del sangue di Cristo e avverte dentro di sé un fuoco che lo divora ancor prima che lui celebri la Santa Messa, ancor prima che lui si comunichi, che lui si cibi di questo corpo di Gesù e beva del sangue di Gesù. E per lui è naturale, secondo lui, che ogni persona viva quello che lui sperimenta. Ma poi l'esperienza a un certo punto gli insegna proprio il contrario. A me sembra, scrive Padre Pio, ciò è impossibile, cioè a Padre Pio sembra impossibile che le persone non si sentano bruciare il petto dal fuoco divino quando appunto si comunicano, si cibano di Gesù Eucaristia. A me sembra ciò impossibile, massimamente se ciò riguarda un sacerdote e un religioso. Forse quelle anime che dicono di non sentire questo fuoco non l'avvertono a causa del loro cuore più grande. Pensate come Padre Pio è anche ingenuo. Lui dice che evidentemente chi non avverte questo fuoco divino quando si viene a contatto con il corpo di Gesù e con il suo sangue ha un cuore più grande. Solo con questa benigna interpretazione mi associo adesso per non tacciarli della nota vergognosa di menzogneri. Quindi da un lato ingenuo, ma dall'altro lato conosce il cuore dell'uomo. Bene, ecco, pregare molte volte per noi dinanzi a Gesù Eucaristia, celebrare l'Eucaristia, perché ricordiamocelo che il popolo di Dio non partecipa all'Eucaristia. L'assemblea celebra con il sacerdote che presiede l'Eucaristia. L'assemblea celebra il divino sacrificio. E è vero, oggi molte volte con troppa facilità noi, ecco, ci avviciniamo all'Eucaristia, con troppa facilità noi, ecco, viviamo il nostro rapporto di credenti con Gesù Eucaristia. Eppure, dovremmo, ecco, lasciarci veramente convertire, non solo dall'esempio di vita di Padre Pio, ma non solo di tanti altri santi, ma anche di tante altre persone che oggi vivono l'Eucaristia e sentono quello stesso bruciare il petto dal fuoco divino quando la loro carne entra in contatto con la carne di Cristo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!